Presentate questa mattina all'Hotel Vittoria una serie di stanze recentemente rinnovate con un progetto di restyling che nei colori e nelle luci è stato pensato proprio per ospitare una piccola collezione scultorea e grafica del maestro faentino Carlo Zauli. Il progetto è stato ideato e seguito dallo studio Architettura Canepa. Siamo qui a casa sua praticamente, nell'Hotel Vittoria. Cosa è successo? Niente, è successo che abbiamo ristrutturato il terzo piano, è un'idea che è partita qualche mese fa, e gli architetti Canepa e Baldi hanno curato, diciamo, tutto quello che riguarda appunto la ristrutturazione del terzo piano. Poi strada facendo è venuta fuori evidentemente l'architetto Canepa Baldi, insomma, parlando con Matteo Zauli, questa bellissima idea di creare una sezione dove poter mettere delle opere di suo padre, che chiaramente quando questa cosa mi è stata detta sono stato felicissimo perché poter ospitare qua dei pezzi di Zauli e quindi poter anche far vedere a tutti i clienti che vengono ospiti qui in albergo queste opere meravigliose di questo ceramista importantissimo faentino può essere solo un grandissimo piacere. Quindi a questo punto niente, lascio la parola a Matteo. Che... Matteo, sarà questa una mostra o un angolo permanente? Per il momento è una sezione permanente, nel senso che noi non abbiamo dato un termine definitivo, di fatto si tratta di opere che se tutto andrà come pensiamo staranno qui molto tempo, poi potranno essere sostituite ma da altre, e quindi magari ci sarà un'altra identità, però sempre legata al Museo Carlo Zauli. In questo caso abbiamo portato quattro opere, di cui tre in bronzo, tutte degli anni 70, quindi è un po' come essere in una sezione anni 70 del Museo Zauli. Perché la filosofia del Museo Zauli qual è? La filosofia del Museo Zauli è intanto collaborare, dialogare con tutti i partner nel territorio e non naturalmente, ma che hanno qualcosa da dividere a livello progettuale. L'Hotel Vittoria a noi piace tantissimo come identità, ci è sempre piaciuto molto, mio padre ha sempre collaborato molto con l'Hotel Vittoria perché tanti ospiti venivano qui, è per noi un luogo familiare davvero ed è gestito meravigliosamente bene, tutti i nostri ospiti naturalmente sono sempre felicissimi di essere qui, siamo molto vicini anche logisticamente e mi ritrovo molto nella filosofia della gestione della famiglia Randi, che ringrazio molto per questo invito, e nella ristrutturazione degli architetti Canepa e Baldi, che hanno una grande sensibilità per tutti gli artisti. Quindi davvero per noi è stato bellissimo poter fare come una piccola sezione distaccata qui. Architetto, siamo qui nel terzo piano dell'Hotel Vittoria, ci parli un po' del progetto. Ma inizierei col dire che questo progetto è stato praticamente un atto dovuto, una cosa naturale che non poteva che essere così a Faenza. Noi come architetti, affrontando questo progetto di ristrutturazione, ci siamo dovuti confrontare con il tema storico dell'identità della struttura collocata in una città come Faenza, che io definisco sempre con un alto tasso di artisticità, e il rapporto che c'è con il Museo Carlo Zauli, che è qui a due passi. Il legame tra proprio noi come persone, tra noi e Matteo Zauli, e l'amore che abbiamo sempre nutrito nei confronti dell'opera di suo padre, che è stato uno dei primi artisti, scultori che ho avuto modo di apprezzare una volta arrivata qui a Faenza, beh, insomma, è stato come fare 2 più 2, cioè non poteva che essere così, quindi io non ho fatto altro insieme a Marta di confrontarmi con Matteo e la proprietà per vedere quale poteva essere una formula per poter far entrare una piccola parte delle opere di Carlo Zauli all'interno di questo hotel, e così è nata, ha preso corpo la sezione Carlo Zauli, che poi trova proprio nella conformazione di questo spazio proprio
Naturalmente sembra una galleria, quindi meglio di così credo che non potesse essere.